emozionato a portare qui il saluto della nostra regione, emozionato ed orgoglioso, perché sentire le parole adesso del rappresentante del Parlamento dei giovani toscani e la sensibilità, l'idea di una regione che è ricca di diritti, è orgogliosa dei suoi doveri, di una regione che è cresciuta con un senso del rispetto verso gli altri che la fece per prima essere la regione che abrogò la tortura e la pena di morte in Europa. E allora, in una giornata come questa della memoria, in una giornata in cui nel nostro paese vi è stato chi, già Presidente del Consiglio, capo di un grande partito, che ha detto che il fascismo non ha cose di cui vergognarsi, che ha fatto buone cose, e allora vedere 500 studenti, 500 toscani, giovani toscani, che sono qui invece a testimoniare che questa regione, che ha avuto pagine assai dolorose in quegli anni, pagine come Stazzema, come Civitella della Chiana, come Castelnuovo dei Sabbioni, come Meleto Valdarno, pagine in cui tanti giovani come voi, persone meno giovani come me, per la libertà, per il diritto alla pace, hanno perso la vita, così, in un attimo. E allora questo ci inorgoglisce e ci rende anche però consapevoli di avere una grande responsabilità. Voi soprattutto avete una grande responsabilità, che questo nostro paese, che questa terra, che questa Europa può mantenersi solidale, in pace, con il lavoro, solamente se avrà dei giovani attenti, sensibili, che certo guardano al futuro, ma tengono con grande emozione e fermezza queste pagine terribili e importantissime della nostra storia. Tutti noi, quando torneremo a casa, avremo qualcosa che dentro di noi che ci avrà mutato il nostro pensare, e anche i passi che faremo nelle prossime settimane avranno forte questo macigno di questa esperienza. Ogni viaggio, credo, ogni viaggio che noi facciamo, che sia domani per lavoro o per vacanza, ci cambia un po', ci fa portare a casa delle cose, ma penso che nessun viaggio come questo possa cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di leggere la storia, il nostro modo di comprendere come quel periodo è stato così drammatico, infelice, folle per la nostra Europa. E in questi giorni, le cose che abbiamo visto, credo le cose che vedremo anche stamani, questo muro che è alle nostre spalle, il muro della morte, saranno tanti frammenti, tante tessere di questo mosaico. Ognuno di noi ne porterà qualcuna dentro in modo più forte, in modo più netto, più nitido. Chi ricorderà il terribile e magnifico film che ieri sera abbiamo visto, oppure i percorsi, i camminamenti, i forni crematori, o quella incredibile architettura che è stata fatta, qualcuno di voi l'avrà vista, tra il filo spinato che ha formato una chiave di violino, come a dimostrare che la musica, che la sensibilità artistica riesce a infrangere anche la ferocia. Io soprattutto porterò con me due immagini, che sono quelle di un piccolo grande uomo che è Ugo Kaffaz, che per tutta la vita, con impegno nel suo lavoro, ma soprattutto
nella sua quotidianità ci ha insegnato, ci ha educato e ci ha costretto a venire qua e a portare ogni anno tanti giovani. Grazie Ugo. E poi porto un altro ricordo. Ieri mattina faceva molto più freddo di stamani, era parecchio più difficile stare ad ascoltare le parole e ad avvedere le persone che ci avevamo di fronte. E ieri, mentre il nostro presidente della regione Enrico Rossi parlava, mentre il rappresentante dei Rom raccontava la sua preghiera, l'Yiddish, in quel momento c'era davanti a me, proprio lì in prima fila, una ragazzina che oggi è sicuramente qui con noi, che per tutta la cerimonia è rimasta con la sua mano e con un telefonino con il flash acceso a registrare ogni cosa di quella mattinata, ogni parola, ogni momento, ogni emozione. E solo alla fine ha spento il suo telefonino e l'avevo davanti a me, si è asciugata le lacrime. Ecco, l'emozione di Ugo Kaffaz e le lacrime di quella ragazza le porterò sempre con me. Grazie.